Liberi.tv, 3 novembre 2012, Roma. Siamo al 11° congresso di Radicali Italiani in compagnia del Gotha di Liberi.tv. Abbiamo alla mia destra il direttore di Liberi.tv Gianni Colacione, alla mia sinistra il segretario di Liberi.tv Donato Dolpicella e chi vi parla è il presidente di Liberi.tv Riccardo Cristiano. Io passerei la parola a Donato, che è il segretario, anche perché Gianni Colacione ormai è conosciutissimo, lo conoscono tutti. Poi parliamo anche dei disegni di Alice Colacione che hanno fatto, no, diciamolo, che è la figlia di Gianni Colacione, che hanno fatto veramente molto successo qui al congresso e che voi adesso non so se riuscite a vedere alle nostre spalle, ritraggono Marco Pannella ed Emma Bonino in una vignetta, sì, in una vignetta appunto simpatica, dove ognuno dei congressisti ha la possibilità di scrivere cosa pensa Marco e cosa pensa Emma. Ma ritorniamo all'intervista, o meglio al cazzeggio Liberi TV di oggi. Abbiamo appunto il nostro segretario Donato, che per la prima volta conosciamo in viso, di persona, se non insomma come abbiamo fatto all'epoca sulle frequenze di Liberi.tv. Donato, allora, come ti sembra questo congresso? Tengo io. Sai com'è l'inesperienza, ma questo congresso mi sembra un congresso abbastanza partecipato, però almeno ad ora vedo che in pochi hanno affrontato quelli che dovrebbero essere i problemi da risolvere in questo congresso. Quindi Radicali Italiani come debba porsi per affrontare quelle che quello che sono, tu dici, le parti fondamentali dell'associazione in sé, anche perché abbiamo visto un po' nell'intervento di Mario Stederini, io lo dico, come anche nell'intervento di Michele Di Lucia, alcune contestazioni. Almeno noi da questa parte abbiamo filtrato quest'idea che ci sia un po' di maretta, forse da un po' di tempo, in ambito radicale e Radicali Italiani, e che non ci sia quella coesione che c'era magari all'inizio. Sì, questo sicuramente sì. Insomma, ci sono questioni non risolte che riguardano Radicali Italiani e che dovrebbero permettergli di affrontare meglio quella che è l'attuale situazione politica. Quindi credo che il congresso si trova di fronte appunto alla risoluzione di questi problemi. Non so se questa soluzione avrà, cioè se il congresso darà delle risposte. Quindi siamo qui nell'affrontare appunto questo questo dubbio, diciamo, perché io credo che effettivamente la domanda che un po' ti stai ponendo tu dentro di te se la siano posta molti dall'inizio insomma dei lavori. E com'è invece l'impressione vista da Liberi.tv, questa esperienza che è anche recente, anche se fra poco penso faremo un anno, come ti sembra? Ma l'esperienza mi sembra una buona esperienza, ovviamente, vista anche la partecipazione così delle persone coinvolte. Quindi mi sembra che oramai si sia realizzato uno strumento che possa andare incontro a quella che è l'esigenza di nuovi spazi nei confronti delle persone, delle associazioni che spazio non hanno. Infatti la nostra presenza qui al Congresso Radicale ci giustifica anche con la necessità di dare spazio a quella che è l'esigenza di Radicali Italiani di trovare spazi nei media. Diciamo che oltre al logo Liberi.tv sotto c'è una didascalia che dice appunto liberi spazi di parola. Liberi spazi di parola non solo in ambito radicale, ma anche al di fuori dell'ambito radicale, perché diciamolo, siamo un'associazione telematica di promozione sociale e ci rivolgiamo a tutti. Liberi di dire qualunque cosa, tant'è che ieri abbiamo trasmesso in anteprima, in esclusiva, almeno in video, il congresso, la costituzione dell'associazione
espressione radicale antispecista, con una nostra iscritta, tra l'altro, che è Giovanna Devetag. A questo punto passerei un secondo al nostro direttore, responsabile o irresponsabile, non so, dovremmo chiederlo. Si sta avvicinando Marco Marchese, un altro iscritto dell'associazione Liberi.tv. Non so, spero che non sia veleno. A questo punto muore in diretta Gianni Colacione, avvelenato da qualcuno. Gianni, tu invece questa esperienza di Liberi.tv qui al congresso, l'undicesimo di Radicali Italiani, come la vedi? Ma la vedo positiva, ci diamo da fare, le persone cominciano a conoscerci, a riconoscerci, cerchiamo di essere abbastanza assidui in queste occasioni congressuali e anche in altre. Ci riconoscono anche alcuni compagni radicali che qui convergono da varie parti d'Italia, perché siamo andati noi a trovarli in varie parti d'Italia, quindi insomma cerchiamo di fare il nostro meglio, non siamo professionisti. Però... Siete pagati? Sì, da noi stessi. Siamo delle partite di giro, io pago te, tu paghi me, poi io e te paghiamo Donato. No, perché qualcuno ci ha domandato se volevamo lavorare per loro, addirittura c'è stata una persona ieri che ci ha proposto se avessimo voluto lavorare per lui. Ho detto, ma veramente noi siamo volontari, abbiamo altri lavori. Ho detto no, perché pensavamo, perché siete attrezzati. Ho detto, tutto è... Liberi TV è, Liberi.tv è un'associazione di promozione culturale telematica no profit. Questo non toglie che io, come tutti quanti noi, stiamo imparando sul campo una serie di nozioni, di cose nuove che non facevano parte del nostro know-how, tra virgolette, personale, e non è escluso che se a qualcuno piace, se qualcuno lo apprezza, potrebbe anche diventare un'attività remunerata personalmente, cioè, o meglio, queste nostre capacità potranno essere impiegate in un'attività remunerata, perché poi insomma, se si fa un video, fai libri per Liberi.tv o lo fai per qualcun altro che invece ti paga, quello che serve da sapere è sempre la stessa cosa. A questo punto io vorrei dire ai nostri amici web ascoltatori, o comunque chi ci sta ascoltando, come si può collaborare con Liberi.tv, che io lo chiederei a Donato Volpicella, che comunque è la persona che gestisce il sito, che gestisce il canale YouTube. Quali sono i mezzi, insomma, come si può mandare un video ad esempio, o girare un video? Ma noi utilizziamo mezzi che sono gratuiti, quindi si può girare un video anche soltanto con il proprio computer, e quindi poi inviandolo alla redazione di Libere TV alla seguente email: liberetv@gmail.com. Oppure adottando il mezzo che noi utilizziamo per le dirette, quindi tramite Skype, quindi collegandosi al nostro appunto sì, sul canale, praticamente sul nostro canale comunque si può interagire magari con te della redazione, o anche con Gianni, o anche con me volendo, e non so, inviarlo per posta elettronica oppure caricandolo qualora comunque qualcuno di noi lo faccia. Io volevo chiederti anche un'altra cosa, Donato, ma si può anche fare un video con un cellulare? Sì, certo, questo è possibile. È possibile, quindi basta poi inviarlo a noi e noi lo inseriremo nel nostro canale YouTube e anche sul nostro sito. Quindi chiunque può fare Liberi.tv, perché Liberi.tv, dicevamo nello spot iniziale, è la TV che la fai tu poi, cioè basta avere un cellulare, basta avere una telecamera, basta avere anche una macchina fotografica digitale, perché ormai registrano, basta avere qualunque mezzo che ti dia la possibilità di videoregistrare quello che vuoi dire, o non so, un evento, e inviarcelo per poter fare da sé la propria TV. Sì, esatto, la web TV è alla portata di tutti e chiunque può farla, soprattutto se la propria voce viene negata dai grossi media, da noi sicuramente troverà spazio. Ringraziamo allora Donato Volpicella, segretario dell'associazione Liberi.tv, Gianni Colacione, direttore. Allora, un'altra cosa, se mi consentite. No, allora, volevo dire che insomma ieri abbiamo Liberi.tv si è
cimentata in una cosa importante e secondo me che è anche riuscita bene, che è una diretta. Sì. In esterna, abbiamo fatto in esterna rispetto, cioè rispetto alla, alla consuetudine che facciamo ognuno da noi. Certo. Da casa, con strumentazione che abbiamo, diciamo, domestica amatoriale. Abbiamo fatto una diretta di un evento che è durato 4 ore più o meno, 4 ore e 49 minuti, che è venuta bene, si è visto bene, magari cercheremo di promuoverla taggandola, pubblicandola e così via. Ed è, secondo me, per una web TV in cui siamo, ecco, così pochi e con mezzi scarsissimi, è al tempo stesso un trampolino e un traguardo. Ringrazio ancora Gian Nicola Cione, il direttore, dicevamo, di Liberi.tv. Qui invece è Riccardo Cristiano, presidente di Liberi.tv. Chiunque di voi voglia partecipare alle attività di Liberi.tv può collegarsi per l'appunto sul sito. Ecco, qui c'è Marco Marchese. Salve, salve a tutti. Marco Marchese è un iscritto di Liberi.tv, ma è anche... Ma è anche un conduttore di Liberi.tv, non si vede, sì, nel roll up che abbiamo alle spalle. Comunque, se voi andate sul sito Liberi.tv troverete le trasmissioni che lui conduce, ad esempio con Olita, Società Libera, adesso dice di tagliare. Comunque, dicevamo la cosa importante, siamo dei volontari, cerchiamo di sostenerci con le nostre forze, però è anche necessario iscriversi all'associazione, magari comprare il merchandising come le magliette, le borse, anche le spille, o semplicemente voler partecipare attivamente, perché noi abbiamo bisogno di persone che volontariamente decidono di dire la loro, di comunicare, quindi magari anche da casa. Fatelo, qui mi stanno tagliando, fatelo, collegatevi su www.liberi.tv, noi vi aspettiamo. Grazie a tutti. Io vado a chiudere la telecamera. Ciao. Ciao.